Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker, and today I'm at the Ambrosetti Forum, which is Italy's annual gathering of the political elite on the shores of Lake Como. There is no doubt who the dominant character here is. All of these reporters are waiting for him. He happens to be my guest today, Matteo Salvini, Italy's deputy prime minister, the interior minister, and arguably the most powerful populist politician in Europe today. He rose to power on the back of an anti-immigrant, anti-EU message. So what does his rise mean for Italy and for Europe? Deputy Prime Minister Matteo Salvini, welcome to Hard Talk. Grazie. We are meeting at the Ambrosetti Forum. This is where the Italian political elite come to discuss the future of your country. And I've been speaking to people, and there is a great deal of fear and suspicion about you and your agenda. Some people are calling you dangerous, some are calling you an extremist. Why do you think there is so much suspicion of you? Io vengo volentieri a questo meeting, anche se in anni passati in più d'uno non ha capito cosa stava succedendo. E non ha capito la crisi, non ha capito lo shock bancario, non ha capito la crisi finanziaria. Quindi magari questo qualcuno dovrebbe chiedere scusa ed essere preoccupato di quello che è accaduto in passato e non di quello che accadrà in futuro. Noi abbiamo detto chiaramente che lavoreremo per la crescita italiana, e un'Italia che cresce è un vantaggio per l'Europa, per l'impresa, per le banche. Controlleremo l'immigrazione fuori controllo a differenza di chi c'era prima, quindi gli italiani apprezzano e sono sicuro che anche i mercati e i think tank apprezzeranno. You've chosen to answer me by immediately turning to the issue of immigration. There is no question that immigration was one of the biggest messages that you carried with you through the election campaign. But your message seems to be that Italy and its problems could be completely solved were you to stop all immigration and get rid of the immigrants. Is it your belief that Italy's problems can be solved in that way? No, assolutamente no. L'immigrazione è uno dei tanti problemi. I problemi importanti che sono legati al lavoro, alle tasse, alla burocrazia, alla crescita, agli investimenti. Nei mesi estivi il mio lavoro era difendere i confini, ridurre gli sbarchi, ridurre le partenze, ridurre i morti e ridurre i costi. L'ho fatto. Adesso stiamo entrando nel campo economico. L'obiettivo è quello di cominciare con la flat tax, con la revisione della legge sul lavoro, sulle pensioni, con la revisione del fisco. E quindi dopo aver bloccato l'immigrazione ci dedicheremo al rilancio economico del paese, che è la priorità, che è l'emergenza. You say after stopping immigration, does that mean that you are determined that no more of these migrant ships will be allowed to land in Italy? Because over the last few months we've seen controversy after controversy as these boats loaded with hundreds of men, women and children are forced to sit in the Mediterranean because you will not allow them to land on Italian soil. Ne sono arrivati 700.000 in Italia negli ultimi anni, creando enormi problemi economici, sociali, giudiziari. La metà dei cittadini arrestati e denunciati ogni giorno in Italia sono cittadini immigrati. Quindi nel nome della sicurezza, della pace sociale occorre ridurre questi arrivi. L'anno scorso ne erano arrivati 100.000 a oggi, quest'anno siamo a 20.000. Quindi io voglio ospitare in Italia chi scappa davvero dalla guerra, che è una parte limitata di chi arriva, ma per tutti gli altri le porte sono chiuse. But you are breaking the rules that were agreed by the Italian government with all of the other member states of the European Union to run what is called Operation Sophia and to have these migrant ships land in the nearest port, which happens to be Italy, and you are now refusing to accept your responsibilities to take these people. No, noi stiamo rispettando
Con questa operazione navale Sofia che lei ricordava, 45.000 immigrati sono stati presi in mare e 45.000 immigrati sono arrivati in Italia. Noi vogliamo cambiare queste regole, le stiamo rispettando, ma le vogliamo cambiare perché non è possibile che arrivino tutti in Italia e che poi paghiamo noi e manteniamo noi. O l'Europa interviene oppure facciamo da soli. L'obiettivo finale è spendere i soldi in Africa. L'Europa ha dato 6 miliardi alla Turchia per controllare le frontiere est. Bisogna spendere almeno altrettanti 6 miliardi per evitare lo sviluppo del Senegal, del Gambia, della Costa d'Avorio, della Tunisia, dell'Algeria e dei paesi da cui parte questa gente. But there is a real humanitarian crisis here, Minister, and you have blood on your hands because of the policies you've adopted. The UNHCR is quite clear. They say that the new restrictions that you and your government have put on these migrant boats, the new limited access to Italian ports for refugees and migrants, has led to a far higher death rate at sea. That's your responsibility. No, i numeri sono diversi. Io adoro la politica per passione, ma la politica è fondata sui numeri. Ci sono meno morti quest'anno rispetto agli anni precedenti. Le politiche precedenti hanno portato a 15.000 morti. 15.000 morti perché è chiaro che più gente parte, più gente muore. Meno gente parte, meno gente muore. Ricordo oltretutto che coi soldi che incassano da questi disperati, gli scafisti comprano armi e droga, che poi arrivano in Europa. E io non voglio finanziare chi vende armi e spaccia droga in Europa. The head of Italy's medical agency, Stefano Vella, he recently resigned saying, as a doctor, I cannot tolerate as a public health body a time when people are treated in this intolerable way on our territory. Ma erano così sotto sequestro gli immigrati, i famosi 100 immigrati sulla nave che io ho tenuto ferma per 10 giorni in porto, che oggi sono già scomparsi. Cioè hanno avuto a disposizione alberghi, colazione, pranzo, cena, assistenza medica e 75 di questi 100 sono già scomparsi. Quindi evidentemente non avevano così bisogno e non scappavano dalla guerra se dopo una settimana hanno già rinunciato a tutto. You have been in office as Interior Minister for what I believe about 2-3 months. Already you face a criminal investigation from the authorities in Sicily who, with regard to your treatment of one particular migrant boat, are now accusing you of kidnap. And you've only been in office a few weeks. This is going to lead to chaos. Ma no, guardi, di solito in Italia i ministri, i politici erano indagati perché rubavano. Io sono indagato per sequestro di persona perché sto facendo quello che avevo promesso in campagna elettorale. Bloccare i trafficanti di esseri umani, bloccare le navi e ridurre gli sbarchi. Quindi penso che il 90% degli italiani abbia capito che si tratta di un'inchiesta che finirà assolutamente in nulla. Io continuerò a fare quello che sto facendo. The wider point here is that you, during the election campaign, told the Italian people, you said, we are going to get rid of, we are going to deport at least 500,000 illegal immigrants. Your message was simple. You said, the good times for these illegals are over. They better get ready and pack their bags. But you know as well as I do that actually it is going to be impossible for you to deport 600,000 people. Italy cannot afford it. Italy cannot contravene international conventions, and a lot of the countries these people come from refuse to take them back. Italy will not be able to do what you promised. No, bisogna semplicemente fare degli accordi che i ministri Piero Marini e me non hanno fatto. Fare degli accordi a cui stiamo lavorando in queste settimane con la Nigeria, col Sudan, col Pakistan, col Bangladesh, migliorarli con la Tunisia, col Marocco, fare accordi col Gambia, con la Costa d'Avorio, occorre fare accordi di aiuto, di sostegno, di spesa e di rimpatri volontari con tutti i paesi da cui arrivano questi ragazzi. In Europa c'è spazio per le persone che scappano davvero dalla guerra e in Italia sono il 10% di coloro che arrivano. Quindi per quel 10% c'è posto e c'è futuro, per il restante 90% che non scappa dalla guerra e che magari viene qua a delinquere non ci può essere futuro. But going back to the point about the way in which the rest of Europe sees you, here are some very pointed words from Angela Merkel from a couple of weeks ago. She says,
I believe the soul of Europe is humanity, and if we want to retain this soul, then Europe cannot simply decouple itself from the need and the suffering of others. And those remarks, I suspect, were pointed directly at you and your policies. No, erano indirizzate, io penso, all'Europa, perché la stessa cancelliera Merkel ha detto l'Italia ha fatto tanto, non può essere lasciata sola. Quindi sono anni che Bruxelles ci promette aiuti, interventi, e sono anni che Bruxelles non fa nulla. Tanto che in occasione dell'ultimo sbarco ci siamo rivolti alla Chiesa italiana, all'Albania e al Montenegro, quindi a paesi extra europei. Se l'Europa ci dà una mano, bene, collaboriamo, altrimenti facciamo da soli. You couch your determination to end the immigration and get rid of the illegal immigrants in your country as something that will solve Italy's crime problem, solve many of Italy's economic problems. But I put it to you that many people believe that you are also motivated by a form of racism, a racism which is perhaps best expressed by your desire to get rid of the Roma in Italy who are not formal Italian citizens. You have called for a new census of all the Roma. You said, unfortunately, we will have to keep the Italian Roma because we can't expel them, but the rest must go. Il censimento lo chiede l'Europa, nel senso un'anagrafe e un riconoscimento del numero dello stato di salute, della frequenza scolastica, della situazione lavorativa e medica ce lo chiede l'Europa, quindi io faccio semplicemente quello che ci chiede l'Europa. But you know what this is reminiscent of? You know what this reminds many Europeans of? It reminds them of the darkest days of Europe in the 1930s and 40s. It reminds them of fascism. Fortunatamente fascismo e nazismo non torneranno più. Fascismo, nazismo e comunismo. Ogni tipo di regime, ogni tipo di dittatura che nega la libertà e che usa la violenza, fortunatamente sono cancellati dalla storia. Well, what do you fascismo, say? What do you say then? What do you say? Okay, però io, siccome i Roma hanno contributi pubblici per le case, per la scuola, io a chi do un contributo pubblico dei cittadini che pagano le tasse voglio sapere come lo usa. When you talk of all Romas, but only one ethnic group, the Roma in Italy, having to register, having to declare themselves to the state, Naomi De Segni, who is the president of Italian's Union of Jewish Communities, who perhaps has a long collective memory of these sorts of things, she says Salvini is awakening memories of the racist laws of 80 years ago. Do you not listen to things like that and perhaps wonder whether you have gone too far? No, guardi, mi pagano lo stipendio per garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto delle regole. Le regole rispettano in Italia gli svedesi, gli esquimesi, gli italiani, i rom, quelli coi capelli biondi, i simpatici, gli antipatici, tutti devono rispettare le regole. Do you admire Mussolini? I know you know your history, you've been a student of history. Do you admire Benito Mussolini? No, io lo studio come fenomeno storico che fa parte del nostro passato e non farà parte del nostro futuro. But is it true that on Mussolini's, the anniversary of Mussolini's birthday last summer, you posted on social media the quote, "So many enemies, so much honor," which of course is an echo of Mussolini's own well-known saying, "Many enemies, much honor." Did you do that? Non conosco la data del compleanno di Mussolini, onestamente, mi si permetta questo. Non rimpiango Mussolini, non rinasce Mussolini, non ritorna Mussolini, e però se ho tanti nemici, secondo me ingiustificati, per me non è nessun problema, e lo ripeto, anche se lo dicevano altri. But it is an interesting intellectual journey you've made, because as a youth you were a communist. Now you're a member of one of Europe's leading far-right political movements. For a long time, you were a supporter of secession for the north of Italy, a regionalist. Now you claim to be an Italian nationalist. It is quite hard to pin down what is the core of your philosophy. What is it that you actually truly believe in?
Che non esistano più fascismo, comunismo, destra, sinistra, e il confronto sia fra popolo ed elite. Ero federalista, sono federalista, però nel 2018 i tre quarti delle leggi approvate in Italia, come in Francia, come in Germania, come in Austria, arrivano da Bruxelles, arrivano dall'Europa, i paesi devono aumentare la loro compattezza per contare di più in Europa, quindi in 20 anni penso di essermi aggiornato al passo dei tempi. Se il mondo cambia, uno non può stare fermo, ovviamente deve seguire i cambiamenti, deve aggiornare la sua azione politica. When it comes to your style of politics, I look at the people you seem to admire most and be closest to around Europe and around the world, and it has to be said, many of them appear to be authoritarians in their style. And of course, I'm thinking primarily of Vladimir Putin in Russia, whom you've been to visit, whom you've described as, I think, one of the most successful and admirable politicians in the world today. And you've said Italy could do with dozens like Putin, who truly act in the interests of their citizens. What is it about Putin that you so admire? Ha raggiunto risultati economicamente e socialmente importanti per il suo popolo. E quindi poi non prendo a modello questo o quel paese perché l'Italia è diversa. Io ritengo che Putin abbia servito bene il popolo che gli paga lo stipendio e abbia rilanciato l'orgoglio. But Minister, if I may interrupt, I mean, Vladimir Putin represses opposition at home, we know that. In terms of his foreign policy, he's annexed Crimea. The British Prime Minister, as you know, has just accused him and his government of signing off, authorizing a chemical weapons attack on UK soil, for which sanctions have been imposed by Europe and the United States. And yet you describe him as the politician you admire most in the world today. That really doesn't seem to make much sense. Lo ammiro. Io ammiro Putin, lo dico gratis. Aspetto delle prove, non penso che autorizzi avvelenamenti in giro per il mondo. La vicenda crimeana, storicamente parlando, è molto interessante perché si tratta di una terra culturalmente, economicamente, socialmente, linguisticamente russa, all'interno della quale c'è stato un referendum. E poi has your party, the League, received money from Russia? We know that Marine Le Pen's party in France received millions of dollars. Zero. 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 And yet your party does have, I believe, a cooperation agreement with, certo, United Russia, Putin's party. Abbiamo accordi di collaborazione con movimenti olandesi, francesi, austriaci, tedeschi, rumeni, bulgari, gratuiti, con cui confrontiamo idee, ma non giriamo soldi, evidentemente. Where does this leave the European Union? In the past, you've called it a gulag. You described the euro as one of the biggest economic and social crimes ever committed against humanity. And yet, Italy is a founder member of the European Union, prides itself on being one of the central players in the European Union. Are you proposing that Italy should take itself out of the EU? No. L'Unione Europea è una sovrastruttura burocratica che ha negato i valori europei. L'Unione Europea come organismo antidemocratico è un'idea lanciata da alcuni dissidenti dell'ex Unione Sovietica che vennero a Bruxelles a raccontare, secondo me in maniera interessante, gli errori sovrapponibili fra Unione Sovietica e l'Unione Europea. Adesso noi siamo al governo e stiamo lavorando per cambiare da dentro le regole dell'Europa, le regole monetarie, bancarie, finanziarie, agricole, commerciali, però stando dentro. But I guess the key question is, are you prepared to play by Europe's rules? We've discussed migration policy, which you say you're determined to change because you will not accept the way it works at the moment. But when it comes to economics and finance as well, we see that your government has an ambitious economic program based on slashing taxes to the flat tax that you want. Your partners have a universal basic income idea. There's commitment to massive new public spending on infrastructure. All of this suggests that you're not interested in the EU's basic financial budgetary rules, which tell us that a country like Italy is running an unacceptably high debt of something like 130% of GDP, which must come down. And your plan looks like it's going to make it go up, not down. Tutti gli ultimi governi che hanno seguito queste regole hanno fatto aumentare il debito.
negli ultimi 5 anni, seguendo quelle regole, il debito in Italia è aumentato di 250 miliardi di euro. Perché se tu tagli, se tu deprimi, l'economia non cresce. Se la gente non lavora, la gente non compra e la gente non consuma. Noi faremo l'esatto contrario, ricontrattando i parametri fiscali con Bruxelles, vogliamo che l'Italia cresca, perché l'unico modo per ridurre il debito è che la gente lavori. Con quelle regole in there is, there is fear in Brussels and in Berlin and other European capitals about what Italy could do to the Eurozone and the European economy. To quote one German MP close to Angela Merkel, Eckhard Rehberg, he said, Italy is playing with fire and it is now endangering the Eurozone. L'Italia che non cresce è un rischio per l'Europa. Le banche italiane che falliscono sono un rischio per l'Europa. Le imprese che chiudono sono un rischio per l'Europa. Noi vogliamo aiutare banche, imprese, giovani e lavoratori. Quindi l'Europa ha solo da tifare perché questo governo torni a far crescere l'Italia. One interesting challenge facing all of the members of the European Union today is what to do about Brexit. Now, there's been a great effort led by Michel Barnier, who's the chief commission negotiator on Brexit, to keep and maintain European unity. And yet you have said recently that you think the EU, and I'm using your words, is trying to swindle the UK out of the Brexit that it voted for. What do you mean by that? Che in più di un'occasione in passato, ricordo il referendum sulla Costituzione europea, quando i cittadini non votavano come Bruxelles si aspettava, li facevano rivotare, fino a che non votavano nella maniera secondo loro giusta. No, c'è un intento punitivo. A Bruxelles non stanno trattando, vogliono punire. Vogliono punire un governo, un popolo, perché ha votato come loro non avrebbero desiderato. E se vai al tavolo a trattare, devi partire da una buona disposizione, da una buona volontà. Se parti da un intento punitivo e repressivo e aggressivo, non fai una buona trattativa. So I guess the specific question for you is, will Italy, the Italian government, encourage France and Germany to be more flexible and to make real concessions to the UK? Sì, va rispettato il mandato popolare. Vanno tenuti buoni rapporti, ovviamente non va punito nessuno. E il governo italiano è al fianco del governo britannico nel reciproco interesse. If in the future you lead a League government, that is that you are the dominant partner and you perhaps become prime minister, would you at that point consider taking Italy out of the European Union? No. Il mio obiettivo è lavorare da dentro per cambiare le regole europee e tornare allo spirito della comunità europea, pre-Maastricht, come diceva anche Matteo Renzi prima. Okay, and so what you say no to leaving the EU, what about the Eurozone? Can you imagine a day when Italy will leave the Euro? No. No, io penso che però possano essere altri a prendere questa iniziativa e noi in quel caso dovremmo farci trovare pronti. To finish, we began talking about the Ambrosetti Forum. You're about to go and address the leading business and political men and women of Italy. Do you think anything that you've said to me is going to alleviate their fear and their suspicion of you? No. Stiamo lavorando per ridurre le tasse che in Italia sono arrivate a un livello inaccettabile e stiamo lavorando per tagliare un po' di burocrazia e rendere più efficiente la macchina pubblica. Penso che sia di interesse per chiunque faccia impresa in questo paese. We have to end there, but Matteo Salvini, I thank you very much for being on Hard Talk. My pleasure.
faccio.